Questo programma è offerto da Un operaio di 49 anni è morto ieri pomeriggio a Cerda. Si tratta di Francesco Ilardo, uomo sposato che viveva a Cefalù. Il 49enne stava svolgendo dei lavori nel cantiere in una villetta incontrata a Villaura, nei pressi di Cerda, quando, secondo le ricostruzioni, mentre si trovava alla guida di un escavatore, avrebbe tranciato un cavo dell'alta tensione che lo ha fulminato, non lasciandogli alcuna via di scampo. Sull'episodio indagano i carabinieri. Questo è il quarto operaio morto sul lavoro in Sicilia negli ultimi 7 giorni, dopo incidenti a Canicattì, Gangi e Siracusa, mentre ci si continua a chiedere come si possa ancora oggi aperire sul posto di lavoro, se valga la pena inasprire le norme di sicurezza e i relativi controlli. Un macabro ritrovamento a pochi metri dalla riva è accaduto ieri mattina sulle coste di Alcamo Marina, in provincia di Trapani, dove è stato ritrovato sulla spiaggia un cadavere. Si tratterebbe del corpo di un giovane 24enne nordafricano con i capelli e la carnagione scuri, corporatura magra, vestito con pantaloncini corti sportivi di colore scuro. Ancora la polizia mantiene il massimo riservo sull'identità. Del giovane, infatti, non sarebbero stati trovati documenti, ma solo un telefonino che è probabilmente riconducibile alla vittima. Sul corpo del 24enne sono state riscontrate contusioni e anche del sangue sul volto. Tra le tante ipotesi degli inquirenti, dunque, emergerebbe anche quella secondo cui il giovane sia stato vittima di una colluttazione. Una vera e propria odissea, quella dei 400 passeggeri che sabato si sono imbarcati sulla nave Florenzia, di proprietà delle grandi navi veloci diretta a Tunisi. La nave in questione doveva partire alle ore 10:30 ed è salpata con almeno 1 ora e mezza di ritardo. Dopo però ecco l'ennesimo imprevisto per i 400 a bordo. Dopo solo 4 ore di navigazione, infatti, la nave ha avuto un guasto in pieno Mediterraneo, all'altezza dell'isola di Marettimo. La nave così, a causa di un guasto al motore, è stata costretta al rientro a Palermo intorno alle 21 di sabato sera e lì è rimasta per altre 36 ore. Tanta la paura a bordo fra i passeggeri rimasti in ostaggio della nave, che è ripartita solo ieri alla volta della Tunisia. You sexy sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. La seduta è stata abbastanza lunga. Visto il tema che riguardava principalmente Asper, era presente anche il presidente del Consiglio circoscrizionale, Gerardo Lorenzini. Tanti gli episodi che hanno caratterizzato tale seduta, dalle proteste di alcuni ex operai della Temporary all'abbandono dell'aula da parte dei consiglieri di opposizione che hanno accusato di ostruzionismo la maggioranza.
Alla fine è stata approvata una mozione presentata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sulla frazione di Aspra. La mozione impegna il sindaco a predisporre un piano di dettaglio del marciapiede antistante la colonia Cirincione al fine di definire e assegnare i posti ai venditori ambulanti, definendo norme per il parcheggio e la pulizia delle aree, identificare le zone in cui avviare il servizio raccolta porta a porta, regolamentare il traffico nel lungomare e il mercato ittico attualmente svolto sul piano stenditore. Un'ingente piattaforma petrolifera è ferma al largo delle coste palermitane da quasi una settimana. La sua presenza ha suscitato diverse polemiche sia da parte dei cittadini che dei bagnanti che affollano le spiagge. Ma perché quella piattaforma è ormeggiata lì? Pare che si tratti di una piattaforma galleggiante della Maersk, società di navigazione danese, che attende di essere rimorchiata all'interno dei cantieri navali di Palermo, dove verrà smontata. Alcuni sostengono che si tratterebbe di una piattaforma di trivellazione di petrolio e di estrazione di gas. Altri temono che sia una perforatrice inserita nel decreto che ha autorizzato le ricerche di petrolio nel canale di Sicilia. Ma la Guardia Costiera nega entrambe le ipotesi. Da alcune indiscrezioni, infatti, pare che la temuta piattaforma sia ormeggiata in acque libere solo per non pagare la sosta nei cantieri. Si sa, in tempi di crisi si dà un taglio proprio a tutto. Ancora disagi per gli automobilisti palermitani. Corso dei Mille si prepara a diventare un grande cantiere a cielo aperto, con la chiusura della strada prevista per il prossimo 10 settembre. Grandi manovre dunque per i tanti automobilisti che dovranno deviare i propri percorsi. I lavori saranno molto lunghi e la data fissata per la riapertura della strada è il prossimo 31 maggio. I lavori saranno di grande proporzione, è prevista infatti la demolizione del ponte delle Teste Mozze, che verrà sostituito con un ponte bimodale largo 30 metri, sulla quale potranno transitare veicoli, tram e pedoni. Una rivoluzione stradale dunque che combacia con l'inizio della scuola. Saranno tanti dunque i disagi, per un vero e proprio settembre di fuoco. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere.
Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. I campionati non sono ancora cominciati, ma è già tempo di bilanci. Dopo le deludenti prestazioni delle squadre siciliane in Coppa Italia, gli allenatori chiedono rinforzi e i direttori sportivi sono a caccia dell'affare giusto. Partiamo dal Palermo, che dopo la cocente sconfitta per 3-0 subita dal Modena, cerca di rinforzare la rosa. I punti deboli sono difesa e attacco. Nella serata il presidente Zamparini ha annunciato tre colpi. Si tratta del centrale di difesa della nazionale del Costa Rica, Giancarlo Gonzalez, che arriva per 4 milioni dal Columbus Crew, l'ivoriano Bamba, difensore centrale ex Trabzonspor, e del laterale basso Emerson, proveniente dal Santos. Sorrentino, dopo le parole di Zamparini, potrebbe restare, mentre si valuta l'offerta di 12 milioni del Benfica per Hernandez, ma occhio al memosse del Werder Brema. Sempre vivo l'interesse per Pavoletti del Sassuolo e spuntano i nomi di Zapata del Napoli e il Granata l'Arrondo. Per quanto riguarda il Catania, ci sono molti movimenti in uscita, con Lodi ufficiale al Parma, Plasil richiesto dalla Francia e Spoli nel mirino di diversi club di A come Samp e Genoa. A centrocampo preso il centrocampista serbo classe 95 Filippi Jankovic del Parma e rimane vivo l'interesse per il portiere Cillè. A centrocampo gli obiettivi sono Jonas Aguirre e Lazarevic. Passiamo al Trapani. La squadra di Boscaglia prepara le sorde in campionato a Pescara, ma tiene banco la vicenda del Rizzi, ormai messo sul mercato e fuori rosa. A centrocampo resta vivo l'interesse per l'esterno del Palermo Lores Varela. Sembra già in uscita Nadarevic, intanto ufficiale Falco. In Lega Pro, dopo l'ingaggio dell'esterno da Monte, il Messina segue l'esperto attaccante del Pescara, Ferdinando Sforzini. Si è conclusa ieri la festa in onore di San Giuseppe a Casteldaccia. Alle 21.15 si è esibito in uno spettacolo di cabaret Totò Borgese. Successivamente, dopo l'esibizione della giovane cantante Vanessa, è seguito il concerto di Loredana Errore. La cantante, divenuta famosa per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, non è sembrata in gran forma. Poco il dialogo col pubblico, ma soprattutto a colpire la folla che era presente in Piazza Orlando, è stato il continuo bisogno dell'artista di cantare supportata dai testi dei suoi brani. Comunque sia, la folla è andata pian pianino a dileguarsi verso la parte alta del paese in attesa dello spettacolo dei giochi d'artificio che si sono tenuti a 00:30. Un grande obiettivo sta per essere realizzato dalla banda Pietro Mascagni, che domani, mercoledì 27 agosto, avrà l'onore di partecipare all'udienza generale col Santo Padre a Piazza San Pietro. Da mesi la Mascagni si prepara al grande evento e la conferma è arrivata qualche mese fa, quando il Vaticano ha risposto favorevolmente all'iniziativa dell'associazione. Difatti, la Mascagni suonerà dinanzi a Papa Francesco durante l'udienza generale di domani. Da 5 anni l'associazione porta avanti la tradizione bandistica, con lo scopo di renderla simbolo secolare della festosità popolare quanto più presente ed attiva nel nostro territorio. Sotto la guida insostituibile del maestro Giovanni Bondi, la Mascagni vanta numerose esperienze concertistiche, partecipazione a raduni regionali e concorsi bandistici nazionali, regalando a Bagheria l'orgoglio di una realtà bella e forte, animata sempre e solo dalla voglia di fare musica. Questo programma è stato offerto da un
buongiorno a tutti voi amici ed amiche di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 26 agosto 2014. L'alta pressione si estende su quasi tutto il territorio italiano, garantendo un diffuso soleggiamento sulla maggior parte delle regioni, anche se un fronte moderatamente instabile proveniente dalla Francia porta alcune precipitazioni alla settentrione, specie sui rilievi. Ecco il dettaglio: al nord a tempo molto instabile sull'arco alpino e prealpino e solo localmente sulle aree pianeggianti, in particolare su quelle occidentali, dove non si escludono comunque dei rovesci e dei temporali, peraltro in genere non di forte intensità. Al centro continuerà il bel tempo con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutte le regioni, da segnalare solamente alcuni lievi addensamenti sull'alta Toscana, con possibilità di fenomeni anche temporaleschi pressoché sereno sulla Sardegna. Raggiungiamo le regioni meridionali, situazione sostanzialmente stazionaria con sole praticamente ovunque, salvo qualche velatura in mattinata sui rilievi appenninici. Venti deboli su tutti i bacini, moderati da sud solamente su Adriatico settentrionale e Mar Ligure. Minime prevalentemente stazionarie, mentre le massime sono previste in lieve ascesa, specie al centro-sud, dove il clima sarà caldo con valori frequentemente sopra i 30 gradi. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Il tempo rimane sempre stabile al centro-sud grazie alla presenza dell'anticiclone delle Azzorre. Instabilità e precipitazioni invece al nord, specie in montagna. Seguite tuttavia i prossimi sviluppi del tempo su www.ilmeteo.it, ma diffidate dalle brutte imitazioni. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 26 agosto, si ricorda Sant'Alessandro Martire. Il nome Alessandro deriva dal greco Alexandros, composto dalla radice del verbo Alexein, proteggere, e il sostantivo aner, uomo. Significa protettore di uomini. Dice il proverbio: un pugno di stima vale un sacco di denari. Sono nati oggi Antoine Lavoisier, Madre Teresa di Calcutta, Macaulay Culkin. Il 26 agosto 1498 a Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà dal banchiere Jacopo Galli. Il tempo di consegna previsto un anno e in effetti fu pronta l'anno successivo. Il 26 agosto 1920, grazie al 19° emendamento della Costituzione, da quel giorno negli Stati Uniti anche le donne possono votare. Infine, il 26 agosto 1972 hanno inizio in Italia le trasmissioni televisive sperimentali a colori. L'occasione è l'apertura dei giochi della 20ª Olimpiade a Monaco di Baviera. Confucio ha detto: colui che non prevede le cose lontane si espone ad infelicità ravvicinate. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 26 agosto. Ariete, per raggiungere il successo non va seguita la via vecchia, ma intrapreso un itinerario nuovo che dovete aprirvi in mezzo ad un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte della domenica ad attività creative. Toro, oggi il trigono Luna-Plutone vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Avrete un ottimo riscontro su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche. È tempo di bilanci. Gemelli, pioggia di imprevisti. Nel bel mezzo di un contenzioso che oggi si consuma tra la Luna e Nettuno, ci siete voi che le pigliate da tutti e due. In cucina stasera siete una frana e per rimediare con piatti pronti fate fuori una discreta sommetta. Cancro, dalle stelle vi arriva una sferzata di positività. Tutto andrà per il meglio e i vostri progetti riceveranno il riconoscimento che aspettate da tempo. In famiglia si respira un'aria piacevole e il clima sereno finirà per tranquillizzare anche voi. Leone, la Luna oggi pone l'accento sulle finanze, ma da Saturno arriva anche qualche critica al vostro atteggiamento un po' istrionico in famiglia. Per ora meglio rimandare un acquisto, tra quello che offre il mercato non c'è nulla che vi soddisfi. Vergine, avete ottime risorse di memoria, capacità di attenzione e un'agilità mentale da mettere a buon frutto in operazioni di bilancio e calcolo. Le finanze sono al sicuro grazie alla cortezza con cui vi destreggiate per non essere mai in rosso. Bilancia, imprigionati dalle solite cose, non trovate il
modo per esprimere la vostra creatività. Tuttavia potrete rivedere i dettagli di alcuni progetti. Una volta stabilite le priorità, in famiglia cercate di collaborare nella gestione degli impegni. Scorpione, ascolterete diligentemente le opinioni di tutti e riuscirete a raccogliere informazioni preziose che in tempi brevi si riveleranno utilissime. Senza sforzarvi troppo sarete in grado di predisporre il lavoro in modo davvero ineccepibile. Sagittario, un incontro oggi rischia di deludere le vostre aspettative. Se proprio non potete rimandarlo, organizzate tutto fin nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile anche in famiglia, siate pazienti, specialmente con i più anziani. Capricorno, il vostro desiderio di mettervi alla prova sarà presto soddisfatto. Saprete prendere le decisioni giuste, mostrando a tutti i vostri numeri. Anche in famiglia ciò che vi sta a cuore andrà finalmente a buon fine grazie al vostro contributo. Acquario, la luna oggi non vi toglie né vi aggiunge nulla. A complicare i rapporti con partner e soci ci pensa la disarmonia di Venere e Saturno. Il vostro atteggiamento vi penalizza nel commercio. Il cliente ha sempre ragione, ma voi non gliela date. Pesci, non è certo il momento di far valere i vostri diritti e le vostre opinioni nell'ambiente di lavoro, otterreste l'effetto contrario. Preoccupazioni del tutto infondate per la vostra immagine professionale che vi sembra stia perdendo terreno.